Giornale Radio. Buonasera, gentili ascoltatori, sono il vostro Pussy. Passiamo alle notizie della giornata. Milano, arrestata una vecchietta fuori da un supermercato. Aveva appena acquistato della roba. A Settimo Torinese di 8 figli, finalmente è stato preso con le mani nel sacco Gigione Sbatti la Capa. Ieri pomeriggio, durante l'ennesima rapina nel locale caldaia dell'edicola Salumi Vari di Gianni e Pidocchio, ha dichiarato di non sentirsi tanto bene. Pronto è stato l'intervento delle forze dell'ordine, nonostante il malvivente avesse preso in ostaggio un termosifone. Nella notte è stata riaperta al traffico la Lourdes Pechino, dopo che ieri mattina la circolazione era stata sospesa a causa di un tamponamento tra un tir carico di mummie del deserto e un pullman con a bordo una comitiva di anziani di ritorno dal vicino santuario. Ancora adesso non si riescono a contare i morti freschi e quelli no. E ancora, spaventoso rocambolesco incidente con conseguente chiusura della superstrada che collega il paese montano di Dasura con la frazione di Dasutta. Un motocarro Asma Biturbo carico di calamari con alla guida un piantaverde locale, Raimondo Schiumoso, ha investito e trascinato per diversi metri, causa l'eccessiva velocità, un branco di suore proveniente dal vicino convento dei Purulenti delle Catacombe. Diversi danni, profondi crepacci sul manto stradale, 120 paracarri sradicati e scaraventati con una violenza inaudita contro le vetture di passaggio e le religiose, in quanto il motocarro c'è la rottura dello sterzo e del parabrezza. Eseguito il test di gravidanza sui cadaveri delle suore. Premiata stamane al Festival della Castagna la signora Rudolf Ugo, oriunda dalla nascita e nuova diva del film sordo. Applauditissima la sua interpretazione nella sigla finale a cavallo di un calabrone cieco. Molto entusiasta il regista rumeno Mureno Blasfemo, che ora ci rilascerà una breve intervista. In quanto tempo è stato realizzato il film Timpanus, in groppa alla vecchia che scappa? Coracocò, vodka lemon. E sua mamma come sta? Brrr, babau. Bene, grazie. Passiamo alle notizie sportive. Come ogni anno al Santuario di Europa si è svolta la gara ad ostacoli in discesa per persone con gravi problemi fisici. E come di consuetudine, anche quest'anno ha vinto Gelindo Casseruola con il suo potentissimo polmone d'acciaio che, rotolando ai 250 all'ora sulla giuria e spaccando ossa a destra e a sinistra, si è guadagnato gli insulti dei superstiti e il primo premio. Ottima prestazione del quirinese Nerone Pietrino, detto il Rimba, con il suo prestigioso lancio dell'accendino acceso, raggiungendo la quota di 6.000 pollici. Un altro record di immersione in fossa biologica per il giovane 86enne asmatico 88 volante. È riuscito a rimanere in vita per ben 2 minuti. Questa era l'ultima notizia. Il vostro Pussy vi saluta. A risentirci la prossima edizione che faremo a sorpresa.